Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi siamo qua per fare un confronto che per molti potrebbe non aver senso, però sicuramente me lo chiederete fra qualche giorno, quindi vi anticipo e lo faccio subito. Ovviamente parliamo di confronto fra Nexus 6P e Nexus 5X, quindi i due nuovi terminali di casa Google, poi possiamo dire che in realtà sono di casa LG e di casa Huawei. Ve li giro, scusatemi, ho già fatto entrambe le recensioni, le trovate sul canale. Eccoli qua in tutto il loro splendore. Prima di cominciare invito come sempre a lasciare un bel pollice in su per il video, condividerlo e iscrivervi in tanti al canale YouTube. Allora, cominciamo come sempre dalle specifiche. Prima però vi faccio vedere un attimo le differenze anche estetiche. Sul retro, intanto per cominciare, fotocamera è nella parte centrale per il Nexus 5X, leggermente sporgente, mentre è in alto a sinistra per il 6P ed è anche qua, tra virgolette, sporgente, ma perché abbiamo una banda, vedete, leggermente in fuori, fatta anche in vetro, veramente molto molto bello, molto elegante, ben fatta, con entrambi il doppio flash LED, messa a fuoco laser e chi più ne ha più ne metta. Qua abbiamo il sensore per le impronte digitali che funziona veramente in maniera eccellente su entrambi i dispositivi, qua i loghi Nexus, LG e Huawei. Entrambi hanno la presa USB Type-C nella parte bassa, primo microfono, ingresso per le cuffie, che è nel Nexus 6P è in alto, Type-C, e il primo microfono è qua nella parte frontale. Qua abbiamo la capsula auricolare, ovviamente abbiamo il LED di notifica e tutto il resto. Andiamo a sbloccarli. Sono già tutti e due accesi, come ho detto prima. Aspetta che alzo un attimo la luminosità. Lo colleghiamo al wifi giusto per... parliamo di specifiche. Allora, dimensioni, vedete subito la differenza, molto più alto il Nexus 6P, ma è ovvio visto che abbiamo un display a 5.7 pollici contro un 5.2 pollici. Abbiamo un Full HD IPS contro un AMOLED Quad HD, quindi densità di pixel più alta sul 6P. Per quanto riguarda invece i processori, abbiamo Snapdragon 810 contro Snapdragon 808, entrambi a 64 bit, GPU Adreno 430 contro GPU Adreno 418, 3 GB di RAM contro 2 GB di RAM, 32, 64, 128 GB contro 16 o 32 GB, in questo caso entrambi hanno 32 GB, e fotocamere entrambi da 12 megapixel più 8 megapixel parte anteriore, quindi poca differenza. Batteria abbiamo una 3450 mAh contro una 2500 circa sul Nexus 5X, dico circa perché vado a memoria con le specifiche. Perfetto. Ovviamente i materiali, avete visto nelle recensioni, sono molto diversi, totalmente tutto in alluminio il Nexus 6P e vetro una parte qua in alto, mentre totalmente in plastica il Nexus 5X, comunque una plastica che a me non dispiace, vi dico la verità, fa sì anche che il telefono sia più leggero, magari che sia un po' meno, tra virgolette, non fragile è sbagliato, però che si rovini un pelino di meno, ecco, sia anche più facile magari da riparare. Comunque sicuramente la sensazione in mano è migliore sul Nexus 6P che ha un touch and feel proprio da terminale premium, questo invece ha il touch and feel, un terminale un po' da medio di gamma, ecco. Anche se io non lo ritengo medio di gamma perché la scheda tecnica rimane comunque ottima e il processore a me personalmente piace, a qualcuno non piace, però io lo trovo discreto, sicuramente a livello di potenza pura sia come processore che come anche GPU. Il 6P è un passo avanti, infatti comunque se questo possiamo dire che in generale è molto fluido, questo è fluidissimo, quindi veramente questa è la più grande differenza. Per il resto ovviamente l'hardware è, scusatemi, il software è lo stesso, ci ha messo un po' tutte e due ad arrivare sulle impostazioni. Possiamo vedere una differenza già nei bianchi leggermente diversi, voi qua vedete un po' più rosa sul 6P, però dal vivo vi posso dire che in realtà non c'è una grandissima differenza, sì, un po' più bianchi quelli del 5X, ma non sono così male, come vedete in videocamera, assolutamente dal vivo. Questo è un po' l'effetto degli AMOLED con le videocamere. Info sul telefono, Android 6.0, tasti a schermo, insomma, fluidità ottima su entrambi i dispositivi, nulla di diverso. Diciamo che il touch del 6P mi ha colpito parecchio, veramente super reattivo. Molto buono ovviamente anche quello del 5X, ma questo sia sul browser, sui giochi in generale, sulla galleria, ha una reattività e una sensibilità
eccezionale, quindi direi che questa è anche una piccola differenza a livello proprio di sensazioni di utilizzo fra i due dispositivi. Non voglio adesso stare qua a mostrarvi tutte le solite cose per allungare tantissimo il video. Diciamo che era giusto per mettervi vicini, dire che a livello prestazioni con entrambi secondo me cadete in piedi. Qua bisogna vedere che tipo di utente siete voi, quanto siete disposti a spendere. Se vi interessa solo avere un telefono che sia molto reattivo, fluido, che comunque garantisca ottime prestazioni, abbia tutte le nuove funzioni come impronte digitali, Type-C e venga aggiornato per 2 anni, ma non volete spendere troppo, ovviamente vi consiglio il 5X, magari 32 giga, visto che comunque si trova già a prezzi abbastanza interessanti. Invece, se siete utenti che volete il meglio sotto ogni punto di vista e volete comunque Android Stock, aggiornamenti e quant'altro, prendete il 6P. Io posso dire che il 6P è superiore al 5X un po' in tutti i campi, a partire dalla batteria, che comunque non è male neanche sul 5X, però è migliore sul 6P. Passando per la fotocamera, che sono anche qua abbastanza simili, buono 5X ma leggermente superiore al 6P, audio anche, audio sicuramente superiore sul 6P, più potente, anche più corposo, una qualità più alta, qualità dei materiali, display anche leggermente più bello, secondo me, anche senza nulla togliere a quello del 5X, che detta così sembra una schifezza, ma in realtà rimane un super telefono, ecco, diciamo proprio chiaramente. Altre cose, boh, prezzi di listino erano 4,49 e 4,99 per il 5X contro il 6,49 700 per il 6P, quindi abbiamo circa 150 euro di differenza. Ormai il 5X si trova già sui 400 con la versione da 32 giga, quindi vabbè, già più accettabile dei 500 iniziali, e diciamo che come rapporto qualità-prezzo secondo me è leggermente superiore al 5X. In ogni caso tutti e due sono prezzi abbastanza elevati secondo me. E se non vi interessa, se non badate a spese, volete sempre il top, sapete da soli, avete anche già comprato, prendete pure il 6P, che non vi deluderà in nessun tipo di sotto nessun aspetto, perché è veramente un telefono che mi è piaciuto, che consiglio a ogni tipo di utente. Il 5X anche, magari siete fanatici dei materiali, potrebbe darvi fastidio il fatto che non abbia neanche una parte in alluminio, che sia abbia dia una sensazione leggermente cheap, che poi non è neanche tanto vero, però assomiglia molto al primo Nexus 5, ecco, che a me non dispiaceva, tanto massacrato, ma in realtà rimane tuttora un super telefono. E ho fatto anche un confronto fra 5X e 5, dove vedete appunto come non sia neanche cambiato così tanto col passare del tempo, il Nexus 5 rimanga un ottimo telefono. Quindi questo è il confronto molto semplice, molto veloce, una chiacchierata più che altro dove dicevo la mia. Come avete capito non siamo arrivati a un vincitore, il vincitore c'è, ma come rapporto qualità-prezzo siamo lì, se non addirittura leggermente meglio il 5X. Quindi come sempre va a finire che dipende da quanto siete disposti a sborsare e cosa cercate in un dispositivo. Quindi per questo confrontino era tutto, se avete domande particolari fatemele nei commenti qua sotto, cercherò di rispondere come sempre. Lasciate un bel like, noi ci vediamo nei prossimi video, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!